Va bene, allora parliamo di cose serie. Certo. Parliamo di sci di fondo, perché lo sci di fondo, tu lo sai, che notoriamente è lo sport che si fa anche a Milano. Ovvio. Che quando vai a scuola, quando vai a lavorare la mattina, sci di fondo, c'è gente che ci va in Sci. Tu scherzi. Sai chi abbiamo al telefono? Chi? Abbiamo al telefono uno che di sci di fondo se ne intende. Meno male. Ha vinto la medaglia d'oro alla 4x10 km nel 94 alle Olimpiadi. Sì. Una staffetta leggendaria. Lui è Silvio Fauner. Ciao Silvio. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno Silvio. Allora, Silvio Fauner, noi l'abbiamo chiamato perché a Milano il 14 e 15 di gennaio ci sarà addirittura una prova di sci di fondo valida per la Coppa del Mondo. Esatto. Quindi è un, secondo me, un evento straordinario, sensazionale, perché è la prima e l'unica città italiana ad organizzare un evento del genere, quindi è una cosa veramente fantastica. E credo che in Europa ce ne sia un'altra, Stoccolma, Silvio, se non sbaglio, no? Sì, ce n'è una a Stoccolma e una inizio stagione a Düsseldorf. Ecco. Milano in questo è la prima sicuramente in Italia, ci aveva provato anni fa sempre Milano, però all'interno del velodromo del Vigorelli. Vigorelli, è vero, esatto. Sì. Uh-huh. Però questa in mezzo alla città così, penso sia una cosa unica, certo. Un'occasione unica. Ecco, allora, siccome in Italia, come ben sai, esiste quasi esclusivamente il calcio, poi ci sono questi sport, lo sci di fondo è uno di questi, che quando si vedono le gesta delle nazionali, soprattutto delle nazionali, insomma, poi si ha un buon momento, no? Anche da parte degli atleti, insomma, di notorietà. E tu nel 94, insomma, ne sei qualcosa, anche perché io mi ricordo bene quella gara. Tu partisti in ultima frazione, se non erro, giusto? Esatto. E mi ricordo che a un chilometro dalla fine Bjørn Dæhlie, che credo che sia il più grande sciatore di fondo in assoluto, fondista di sempre, della storia, certo, ti fece passare avanti, giusto? Mi ricordo, più o meno, per farti poi la volata, che poi tu invece lo massacrasti proprio in volata. Sì, ma diciamo che in quella gara là erano 10 chilometri, siamo partiti assieme, come hai detto te, insieme alla Finlandia, che si è staccata subito. Bjørn Dæhlie, il norvegese, ha cercato per 9 chilometri di fare ritmo e di rompere, e 300 certo. metri ha cercato di staccarmi in tutte le maniere. È arrivato agli ultimi 700 metri, in cima alla salita si è letteralmente fermato per dirmi: ok, passa te, allora non sono riuscito a staccarti, certo. Allora passa te. Io avevo degli altri programmi in mente, perché volevo passare un attimino dopo, restare ancora un attimino dietro. In scia, certo. Mi sono fermato anch'io e penso sia stata forse l'unica staffetta dove agli ultimi 700 metri due atleti tatticamente erano praticamente fermi, immobili. Certo, poi no. È ripartito lui pian piano e poi ce la siamo giocata alla fine. Beh, è stata una vittoria, insomma, netta poi alla fine, no? Sì, sì, sei riuscita veramente ad avere luce tra... E fu un bellissimo, mi ricordo Albarello, De Zolti, i tuoi compagni, non mi ricordo il quarto, ahimè. Vanzetta. Ah, ecco, Vanzetta, benissimo, per cui grande. Ecco, io quello che ti chiedo è, innanzitutto, come mai a Milano? Cioè, avete riscontri positivi per farlo a Milano, una metropoli che tu sai benissimo... Il calcio mangia tutto, c'è il basket, c'era la pallavolo fino a qualche tempo fa, c'è l'hockey su ghiaccio. Comunque, lo sci di fondo, tu pensi che possa veramente attecchire anche a Milano? Ma io me lo auguro, noi ci abbiamo provato, sono 2 anni che ci proviamo con la Federazione Internazionale, abbiamo fatto delle riunioni da 2 anni a sta parte. Volevamo portarla già in questo gennaio qua col 150 anni dell'Unità d'Italia, l'anniversario dell'Unità d'Italia, certo. Esatto. Milano è la sede della nostra federazione, fa parte di un comitato dei più grandi del Comitato Alpi Centrali, è un insieme di cose, è una località centrale
ed è per questo motivo Milano ci sembrava la sede ideale. Poi quando abbiamo visto che c'era la possibilità di farla in un location come quello di Castello Sorsesco, sicuramente non c'è più stato dubbio. Ma ecco, la neve ad esempio, come farete per quanto riguarda la neve? Cannoni. La neve, ci sono diversi sistemi, quei cannoni, quello più complicato forse, ma anche più sicuro, farla con l'azoto. Adesso non so bene, gli organizzatori dovrebbero avere degli incontri a giorni, perché stanno lavorando in maniera molto, molto assidua per cercare di arrivare al 14-15 gennaio in maniera molto, molto pronti. Fanno riunioni su riunioni, incontri su incontri, quindi presto devono definire anche il sistema della neve, perché non è sicuramente facile, però direi che gli organizzatori sono bravi, sono in gamba e si troveranno sicuramente pronti. Hanno già scelto il percorso o è in fase di hanno già scelto il percorso. L'anno scorso insieme alla c'è stata una prima scelta da parte dell'organizzazione, poi questo percorso è stato visionato dai responsabili della Federazione Internazionale, che l'hanno trovato molto, molto tecnico e molto, molto bello, e hanno dato subito il loro ok. Quindi anche questa è un'ulteriore prova di una grande qualità dell'evento. Ecco, quindi allora sottolineiamo ancora una volta quando ci sarà questa manifestazione, 14 e 15 gennaio del 2012, esatto. A questo punto. Esatto, il 14 ci sarà una sprint individuale, sì. E il 15 una team sprint, che è una sprint a squadre di due, molto, molto spettacolare, sia una che l'altra. Noi arriveremo, speriamo, con una squadra sprinter molto, molto competitiva. Sicuramente per parecchi atleti nostri italiani sprinter questo sarà l'appuntamento dell'anno, di questa stagione, visto che quest'anno non ci sono né mondiali né campionati del mondo né olimpiadi, quindi con qualche atleta cercheremo di finalizzare la stagione a questo appuntamento. Quindi cercheremo di arrivare nelle migliori condizioni. Abbiamo anche bisogno sicuramente di, oltre che la condizione, di un po' di fortuna e sicuramente anche di tutto il tifo. Il sostegno, certo, dei milanesi, speriamo. Può arrivare dai milanesi, certo. non solo. E non solo, beh, chiaro, anche perché ci sarà quel giorno, sarà veramente un macello girare a Milano. Me lo auguro, insomma, perché anch'io. Significherebbe veramente che l'evento susciti interesse, certo. Va bene, grazie Silvio, grazie a voi, un abbraccio, grazie. Alla prossima, ciao Silvio. Ciao Silvio.